La donna di 41 anni si è buttata dal sesto piano di una palazzina in ristrutturazione a Ravenna assieme alla figlia di 6 anni che è morta. La donna è stata portata dal personale del 118 in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Nel volo è stato trascinato anche un cane, un meticcio nero, morto nello schianto. La 41enne, che è seguita in un centro di salute mentale, è stata arrestata. Il marito della donna sarebbe stato in casa e non si sarebbe accorto di nulla. Le grida della bambina sono state udite da una vicina. In un messaggio sui social questa donna lancia alcune invettive contro familiari e altre persone. Ha confessato il terzo complice di Alex Baiocco, il 24enne che nella notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi ha teso un cavo d'acciaio in strada a Milano ed è stato poi arrestato. Il giovane complice, che ha 17 anni, si trova invece ricoverato in psichiatria in un ospedale milanese dal 5 gennaio. Il ragazzo, ieri sera davanti ai genitori, avrebbe confessato ad essere lui, secondo complice di Baiocco. Il padre e la madre hanno subito chiamato i carabinieri, che sono andati in ospedale identificandolo. Il governo ha proposto ad ArcelorMittal di partecipare a un aumento di capitale da 320 milioni di euro in Acciaierie d'Italia, così da concorrere ad aumentare al 66% la partecipazione del socio pubblico in Vitalia, ma l'azienda si è detta indisponibile a partecipare. È quanto avvenuto all'incontro odierno a Palazzo Chigi con ArcelorMittal per discutere il futuro dell'acciaieria ex Ilva di Taranto. L'azienda non intende investire, si apre adesso una disputa legale. Emergono nuovi dettagli sul caso del Pandoro griffato Chiara Ferragni prodotto dalla Valocco. La relazione depositata dalla Guardia di Finanza in Procura a Milano potrebbe modificare le carte in tavola. A causa di una serie di mail valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell'antitrust, l'ipotesi di reato ancora da formulare potrebbe essere non più frode in commercio, bensì truffa. Oggi le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti nella sede della Valocco a Cuneo. Un raid israeliano nel sud del Libano ha ucciso un comandante senior dell'unità d'élite di Hezbollah. L'uomo era uno dei dirigenti delle operazioni nel sud del Libano ed è stato ucciso a Kerbet Salem, cittadina libanese a 20 km a nord dalla linea di demarcazione con Israele. Intanto il capogruppo parlamentare di Hezbollah, Mohammad Raad, ha affermato che il movimento filo-iraniano libanese non vuole l'allargamento del conflitto, ma soltanto che Israele cessi i suoi attacchi. Da un'analisi della Banca d'Italia emerge che il 5% delle famiglie italiane più ricche possiede circa il 46% della ricchezza netta totale. I principali indici di disuguaglianza sono rimasti sostanzialmente stabili fra il 2017 e il 2022, dopo essere aumentati fra il 2010 e il 2016, scrive Banca Italia. Lo studio evidenzia come le famiglie meno abbienti possano contare principalmente sul possesso dell'abitazione, mentre quelle più benestanti detengano un portafoglio più diversificato in azioni, depositi e polizze. Roma, 7 gennaio 2024, sembra il 1924. Inizia così il post della segretaria del PD Elly Schlein con tanto di video per commentare i saluti romani che si sono levati davanti all'ex sede dell'MSI in via Acca Larenzi a Roma per commemorare 3 giovani del fronte della gioventù uccisi lì davanti 46 anni fa. Presenteremo un'interrogazione ministro Piantedosi, aggiunge la Schlein, quel che è accaduto non è accettabile. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione. La Digos invierà un'informativa, la magistratura che segue il caso, il Movimento 5 Stelle presenta un esposto in procura per apologia di fascismo, condanne anche nella maggioranza da Forza Italia, Più Europa protesta con Riccardo Maggi in piazza Montecitorio. Ci sembra davvero di iniziare l'anno con il mondo al contrario, un mondo in cui chi alla prima della scala ha gridato viva l'Italia antifascista è stato identificato dalla Digos e poi decine, centinaia di militanti di destra partecipano ad una adunata neofascista trasformando in questo la commemorazione di Acca Larenzia, facendo il saluto romano e non accade nulla. Crediamo che il governo e il ministro Piantedosi in particolare, ma anche la presidente Meloni, debbano chiarire al più presto. Bentrovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di martedì, quando ritroveremo una vasta zona di bassa pressione tra i mari del sud Italia, la Grecia e la Turchia, responsabile di diffuso maltempo. Invece a nord delle Alpi ci sarà ancora un vasto, enorme campo di alta pressione con i massimi tra le isole britanniche e la Norvegia. Nel dettaglio quindi possiamo vedere come sull'Italia ci sarà ancora qualche residuo fenomeno nella prima parte del giorno all'estremo sud, ma la tendenza è un miglioramento perché possiamo proprio notare la traslazione del centro depressionario dallo Ionio verso la Grecia e la Turchia. In sintesi sull'Italia sarà una giornata quindi discreta, tra sole e nubi sparse,
Clima quasi del tutto asciutto al centro-nord, mentre al sud ancora qualche locale fenomeno sul basso Adriatico e sulla Sicilia. E delle precipitazioni arriveranno nella seconda parte del giorno su ovest Piemonte, nevose a quote basse sulle Alpi. Si tratta dello stau per l'ingresso di venti freddi in pianura padana da est-nord-est. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo.